Cari amici, bentornati in questo nuovo appuntamento di Sempre Curiosa. E allora, subito con un bacio, Joy Cadenasso qui con voi. Anche in questa puntata parleremo di tantissime cose, un po' lo avete già scoperto. Senti, tra l'altro mi dicevi, mentre stavamo ascoltando questo video, che lo hai realizzato durante il lockdown, quindi ti sei tenuta impegnata. Eh sì, durante il lockdown ho imparato come fare il video, come fare tutte queste cose, è stata un'esperienza. Si sta avvicinando una festa tanto gradita soprattutto ai bambini, ma perché no anche ai più grandicelli, come me. Ed ecco qui, state vedendo la foto di quello che vi voglio proporre, cioè dei biscottini carini di Halloween. Quindi bare, zucche, fantasmi, pipistrelli, quello che volete, guardate che carini che sono. E beh, abbiamo visto questa splendida esecuzione, un topolino versione Steve De Brevi. Quella lì rappresenta la copertina del primo numero di Mickey Mouse Magazine, per essere precisi. Torniamo alla musica, la musica che dalla settimana scorsa ci porta ad una classifica, la Hit Parade del nostro Max Carpaneto. Siamo arrivati alla numero 96, quindi ripartiamo e scopriamo le prossime 5 posizioni. Buonasera Giorgia e ben ritrovati, Max Carpaneto. Come promesso, ripartiamo dalla numero 95 di questa speciale classifica che analizza i 100 brani più suonati e più ballati e più ascoltati nel decennio dal 1980 al 1990. Avevamo lasciato la nostra Samantha Fox al numero 96, al numero 95 troviamo un gruppo francese, Bandolero, Paris Latino, brano del 1983, colonna sonora del primo film di Vanzina, quelli di Natale, i cinepanettoni come li chiamavano. Appunto, il brano ha un grande successo in tutta Europa, in Italia si piazza all'11° posto per il brano più suonato del 1983, e intanto ci avviciniamo piano piano a quella che poi sarà la vetta. Grazie a tutti, grazie Giorgia, ciao! Il nostro appuntamento prosegue perché abbiamo da riproporvi una rubrica molto molto carina che abbiamo iniziato la scorsa settimana e che tratta di fumetti. Amici, questo è il numero uno di Beep Beep, ma ve lo ricordate? Questo è il nemico di Will Coyote. E questa è la prima stampa, il primo numero di questa serie di fumetti, perché diventò anche un fumetto. Chuck Jones e Michael Maltese danno vita a questo cartone animato pazzesco, e l'anno, parliamo sempre di tanto tempo fa, nel 1949. Ovviamente i cartoni animati li potete ancora vedere, però questo numero uno, questo fumetto incredibile, bisogna avere un po' di fortuna e andare nei mercatini dell'usato e cercarli. Allora, oggi è veramente molto difficile dire qualcosa di nuovo, specialmente se fai delle canzoni. Però noi cerchiamo di non essere così schiavi delle etichette, ma cerchiamo di portare un discorso per quanto possibile personale, ce la mettiamo qui. Cambiamo argomento insieme a Ralfino, parliamo di tutorial, un tutorial come dicevo all'inizio che potrebbe essere interessante per le bambine che amano magari le paste modellabili, e in questo tutorial scopriamo come realizzare degli orecchini, delle faccine di gatto e unirle insieme con dei monili per farli diventare degli orecchini molto 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 carini. Ta-da-da-da. Eccolo qui. Sono molto spesso a Milano, che è il centro, il cuore dell'industria musicale, dove ci sono insomma gli incontri con tutte le varie figure del mondo dello spettacolo, e poi anche a Roma, e quindi sono un socio onorario delle Ferrovie dello Stato. Semprecuriosa.it, oggi per voi ho scelto il nuovo album di Alessandra Amoroso, questa cantante italiana bravissima, pugliese, che sta per uscire con il suo ultimo album proprio tra qualche giorno. Un'ultima domanda brevissima prima di salutarci: hai già sicuramente attraversato il Ponte San Giorgio, e che emozione provi quando ci passi? Provo veramente l'emozione di un capitolo nuovo della nostra storia.
Oggi ci dedichiamo alle bucce d'arancia, che non sono quelle che purtroppo compaiono sulle gambe delle donne, ma sono quelle profumatissime appunto del frutto dell'agrume. E allora scopriamolo insieme nella nostra rubrica dei rimedi della nonna. È importantissimo non buttarle via queste bucce. Possono essere utili per molte cose. Per esempio, facendole seccare e mettendole in sacchettini di gazza nell'armadio, diventano una deliziosa profumazione per i vestiti e un ottimo antitarme. Allora, alla prossima puntata!